Guadalupe Ortiz de Landazuri è stata una delle protagoniste di questo incontro su scienza e fede, organizzato presso l'Università La Sapienza di Roma. Professori e studenti si sono interrogati se la scienza sia un ostacolo o un sostegno per credere in Dio. Quando passeggio per un bosco vedo i colori e dai colori sono trasportato verso la biogenesi, provare a capire come questi colori si siano generati, provare a capire come il sistema proprio di questo nostro bosco si sia organizzato e gli equilibri. E questo non può che portarci a pensare che c'è qualcosa in più. Noi vogliamo dimostrare come in questo eterno dibattito sul replicabile e non replicabile, il dimostrabile e non dimostrabile, che attanaglia e divide scienziati, teologi, credenti e così via, in verità non sono in lotta tra loro, ma messi possono essere un connubio. Guadalupe, Beata Guadalupe, è stata un esempio di un unicum tra quella che è la scienza e la fede. Noi sappiamo che il dialogo tra scienza e fede è un dibattito eterno. Durante l'incontro è stata rimarcata la fede di Guadalupe e la sua passione per la scienza. Ad esempio, le sue ricerche sull'uso della cenere del guscio del riso per la produzione di materiali refrattari. La chiave del suo agire è stata l'applicazione del metodo scientifico per aiutare le persone, ossia studiare e sperimentare, e così ha risposto con la sua vita all'apparente conflitto tra scienza e fede. Mi ha fatto perciò conoscere un altro mondo e capire quando una persona attraverso la scienza poi si mette a disposizione. Lei è qui e noi parliamo di lei, non per parlare della santa, quello lo si lascia, ma per parlare di come una persona può vivere scienza e fede in un unico senza arrivare in conflitto tra quello che è la ricerca scientifica e quella che è la propria fede e soprattutto dando quello che è la cosa più importante, il bene al servizio degli altri. All'incontro ha partecipato anche il professore Silvestre Buscemi dell'Università degli Studi di Palermo. Ha proposto di nominare Guadalupe padrona dei chimici. Il motivo è stato dato da un altro organizzatore dell'incontro. La Guadalupe, la nostra beata, non ha fatto nient'altro che in tempi non sospetti di far quello che noi dovremmo fare in questi giorni. Non così bene come l'ha fatto lei, ma almeno sarebbe sufficiente un decimo. Quindi si potrebbe dire che con la sua vita Guadalupe Ortiz de Landazuri ha ricercato e proposto una formula chimica della felicità.